Buongiorno, siamo le alunne e gli alunni del 4 M del Polo Scolastico Lazzaro Spallanzani di Tivoli e oggi andremo a leggere dei testi in onore della Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio. Io sono Matteo Mascia e Gabriele Liberati e oggi andremo a leggere un estratto dal diario di Anna Frank. È davvero meraviglioso che io non abbia lasciato perdere tutti i miei ideali perché sembrano assurdi e impossibili da realizzare. Eppure mi ritengo stretti, perché, malgrado tutto, credo ancora che la gente sia veramente buona di cuore. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria e della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto. Vedo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ci ucciderà. Partecipo al dolore di migliaia di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà e ritorneranno la pace e la serenità. Ciao, sono Francesco Lascini. Oggi leggerò la scema di Primo Levi che introduce Se questo è l'uomo. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate durante la sera il cibo caldo e i visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì e per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa e andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetete le vostre figlie, o vi si spaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Buongiorno, sono Martina Vespini e ho scelto di leggere un estratto della poesia di Salvatore Quasimodo, Auschwitz. Da quell'inferno, aperto da una scritta bianca, il lavoro vi renderà liberi, uscì continuo il fumo di migliaia di donne spinte fuori all'alba dai canini contro il muro del tiro a segno, o soffocate, urlando misericordia, all'acqua con la bocca di scheletro sotto le docce a gas. Le troverai tu, soldato, nella tua storia in forme di fiumi, di animali, o sei tu pure cenere d'Auschwitz, medaglia di silenzio. Restano lunghe trecce, chiuse in urne, di vetro, ancora strette da muleti, e ombre infinite di piccole scarpe e di sciarpe di ebrei. Sono reliquie di un tempo di saggezza, di sapienza dell'uomo che si fa misura d'armi. Sono i miti, le nostre metamorfosi. Sulle distese dove amore e pianto marcirono, e pietà sotto la pioggia laggiù batteva un no dentro di noi, un no alla morte, morta ad Auschwitz, per non ripetere da quella buca di cenere la morte. Buongiorno, noi siamo Giulia Ricci e Lucilla Ariano e oggi vi leggeremo la poesia Farfalle di Pavel Friedman. L'ultima, proprio l'ultima, di un giallo così intenso, così assolutamente giallo, come una lacrima di sole quando cade sopra una roccia bianca, così gialla, l'ultima volava in alto leggera, aleggiava sicura per baciare il suo ultimo mondo. Tra qualche giorno sarà già la mia settima settimana di ghetto. I miei mi hanno ritrovato qui, e qui mi chiamano i fiori di ruta, e il bianco candelieri di castagno nel cortile. Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla. Quella dell'altra volta fu l'ultima. Le farfalle non vivono nel ghetto. Buongiorno, io sono Martina Proli. E io Miriam Passarelli. Abbiamo scelto di leggere un estratto della poesia C'è un paio di scarpette rosse di Joyce Lussu. C'è un paio di scarpette rosse per la domenica a Buchenwald. Erano di un bimbo di 3 anni, forse di 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi bruciati nei forni, ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche se piedini li possiamo immaginare, scarpa numero 24, per l'eternità, perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi 9, perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole. Buongiorno, siamo Aurora Baruzzi e Giulia Zanelli e leggeremo la poesia Prima Vennero per gli Ebrei di Martin Niemöller. Prima vennero per gli ebrei e io non dissi nulla perché non ero ebreo. Poi vennero per i comunisti e io non dissi nulla perché non ero comunista. Poi vennero per i sindacalisti e io non dissi nulla perché non ero sindacalista. Poi vennero a prendere me e non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa. Un ringraziamento va alla dottoressa Mininno per averci invitato a questo evento.